Dobbiamo evitare che l'Italia venga caricaturizzata dagli altri paesi, dagli altri media. Un paese ridicolizzato costa di meno, si compra in saldo. Bisogna ricominciare a parlare di patria in termini razionali. La mia idea di associare a questi due illustri professori è un personaggio come Povia. Tu sei stato salvato probabilmente ad avere solo la terza media, perché i nostri nemici sono le persone colte, cosiddette colte. Mi dispiace averti aperto gli occhi, se stava meglio prima? Chi comanda il mondo? C'è una dittatura, c'è una dittatura. Una grande conoscenza nostra, Claudio Messora, il bioblu di internet. Ho chiesto a te di spiegarci un po' di più di questo piano Calergi. Lui aveva in mente un'idea di Stato, enorme Stato, che sostituisse la democrazia con un'aristocrazia illuminata. Direi obiettivo raggiunto. Calergi riuscì a influenzare diverse personalità della politica. Tranne un signore che si chiamava Hitler, che giudicava il suo progetto un filino massonico, scrisse che l'uomo del futuro sarà di razza mista, che sostituirà i popoli con gli individui. Poi sentiamo D'Alema dire che ci vogliono 30 milioni di immigrati. Uno pensa che o questo Calergi era un fottutissimo genio oppure che avesse semplicemente le amicizie giuste. Marco Mori, non c'è bisogno di presentazioni perché è una vecchia conoscenza del blog, lo conoscete tutti, candidato al Senato o alla Camera? Alla Camera, alla Camera. Alla Camera con Casa Pound Italia. Casa Pound ha anche un programma con il coraggio di spiegare realmente cosa va fatto sull'exit. Siamo a un livello di scontro totale con il sistema. L'euro agisce sul nostro territorio come una forza di occupazione, causa la perdita per il popolo della sovranità. Che cosa accomuna Diego Fusaro a Marco Mori? Ma credo essenzialmente che ci accomuni l'essere due patrioti.